Questo è, si tratta di pezzi veloci. Bellissimo. No, ho perso la nota, sì, è l'ultimo pezzo perché ho perso la nota, veramente. Cioè... Ed è, ecco questo. È questo grande virtuosismo. È rock and roll, questi. Allora noi faremo un altro piccolo pezzo, poi io lascio assieme al grande amico cabarettisti che è Angelo Pascali, che voi può vedere sul grande canale di, anche di web TLA. Lui è su Gay Italia. Tu puoi cercarlo tanto. Vabbè, ha già fa, ma già fa. Signori, ve lo dico, lui è quel tipo che tutte le sere chiama in coppia chat privato, spende 30-40 euro di telefono a serata per poi arrivare a parlare con la ragazza e fa bella bella. Che cosa vuoi vedere? E il suo mouse un piede, 40 euro di telefono. Ma tu sei bene qua, proprio. Ma quando a Pastor di Casoli 10-15 euro ti viene da completa la capoeira, vieta, studio, che già lì. Non ha sempre soldi. Arrivo un negozio di scarpe, vieni quando vieni tu. Signore, io chiudo grande canzone con un pezzo dei grandi Bennati, che si chiama Popolo di Tammurriata. Puoi aiutare anche con mano, fare, se si può dire così, sì, perché ho avuto un manager che mi ha procurato parecchi impegni, cioè molti da fa tutto, feste, piazza, battesimo, comunione, cresima, un po' di tutto. Infatti mi chiamano a Prezzemolino ogni mese per allegro la tua festa, cioè una cosa simpaticissima, dicevo così. E infatti praticamente poi ho avuto a che fare con parecchie persone del mondo dello spettacolo, ho doppiato anche un film pornografico, sì, film pornografico è facile. Perché voi mi fa credere che nessuno di voi ha visto mai un film pornografico. C'è sta Marco Smorra Casaregna. Ha fatto i capelli bianco. Io ho gente che rispetta a me, tu perché? Comunque, praticamente, però, per una volta lunga, doppiando con... mi ricordo il baffone dei film, sì, mi ricordo. O tipo dei film che ho pagato. Il signor Rocco. O padre zio Rocco, signor Rocco. E ci assomiglia un pochettino. Comunque per una volta lunga, ho doppiato un film pornografico con tutti quegli Ah, mi piace. Maro.
Comunque mi è venuta l'acima, ci hanno avuto dei bomboli all'ossigeno. Fortunatamente i film pornografici non li doppio più, Ma io penso una cosa, cioè come fisico non è che ci stiamo tanto, voi lo vedete pronto per un film pornografico? No, infatti è doppiato. Cioè, mandate l'alert, cavolo. Facevo i doppiaggi. Ah, doppiaggio. Poi li ho smessi di fare perché praticamente il film pornografico nessuno più lo ascolta con l'audio. E sono fatti fino a un minuto, infatti. Infatti ci sono più estendi, infatti non mi manca più i microfoni, gli artisti, perché hanno perdiamo tempo, ci vado più ore e poi nessuno ci tende, lasciamo stare. E comunque praticamente ho avuto parecchi agganci, parecchie amicizie. Ho conosciuto Vladimir Luxuria. Ne sai qualcosa, diciamo la verità. Prima piace, ma conosci le persone. Mamma mia. E comunque praticamente l'ho chiamata per invitarla qui alla Wild DM. Ho detto guarda, ti chiamo io fra un quarto d'ora, giusto perché? Perché? Vladimir, se stai facendo una barba. A barba? Se stai facendo una barba. Devi sapere che chiamate. Ho chiamato Berlusconi, ho detto a me può essere il pane Silvio. Pronto, mi consente? Ho detto, sì, presidente, buonasera, se non aveva pagato, sai, perché quando veniva, sai, perché chi l'è curto. Quindi ovviamente aveva pagato un novino. Ma sembra questa cosa che è curto, però quello so che sta messo. È curto e malancavato. Sta messo bene. Sta messo bene. Fammi sentire un po' che fa tre telefonate, che t'ha detto? No, la chiamata ti sto prendendo una vecchia auto. La macchina vecchia stava pigliando. Ho detto, ma sai, che macchina tenete? Tengo la Escort. Te ne scorta coppia e scorta sotto, te una grande scorto modello di annata bangu esatto. Affogame il tropic bella buona invece poi dopo scese rotta e ci viste scendere a Marrazzo tutto che stava un bannà perché? Tenevo transalpa l'hanno visto con una signorina vicino a una popolata da tizia, ha detto no qui non può stare, ha detto perché non posso stare a Marrazzo e di vedi transi dai tu non vai buono, bravo, non si può stare, ti manca qualche cosa, bravo, quando è bello e buono ci vista Bruno Vespa dopo o Barre Ferdinando di Palma e ha detto vai Bruno buonasera se non sta voce così che nera ma te ne pure il plastico bravo sempre chi ne con plastica e parte si va di Ferdinando disse annanzi a questo plastico e spiegavo volevo dolcetti, spiegavo tutto da qua, forse di qua, qui scherzi e spiegavo un po' tutto, diciamo così. E mi ha detto, diceva a me, io per te c'ho un lavoro, non c'ho un lavoro, ma tu lavori fidato, Marco. Non ho idea che tipo di lavoro ti abbia potuto offrire. Ma ho offerto un lavoro porta a porta. Giustamente non potevo fare diversamente. Bruno, ma che c'è qua? Forse va bene l'enciclopedia porta a porta. No, porta a porta il programma, ha detto vabbè. Ti è venuto buono, insomma. Bravo, comunque Marco, devo dirti che la vita comica è una vita triste, veramente. Io direi che anche dei profumi particolari. In che senso? La vita è merda. Ma guarda, la nostra è una vita dai facili costumi, cioè no che ci prostituiamo, non ci prostituiamo affatto. No, diciamo che per lavorare si fa anche peggio. Esatto. Io sono praticamente lui era un cabarettista a 360 gradi, la differenza sua che lo è a 90. Ognuno fa quello che può, tengo qualche anno in più, non è che posso fare. Io lo sono a 360, sono presente su alcune TV locali, TV nazionali e ho scoperto che attraverso TLA mi vedono pure in Francia, in Germania, all'iniziare con Dente sto fatto, ho detto cacchio sul contente. Sei proprio internazionale. Però mi è venuto un angolo cuore quando ho detto sì, ok, in Francia, in Inghilterra, tipo, ma come cazzo mi capisce? Quello è un po' un problema, pure in Italia. È triste sta cosa, ma noi a molti elettrici, noi. Ciò quando ho detto vicino a chi l'ha detto, scusate, quant'è per uscire l'Eurovisione? No, non ti preoccupare, non si fa niente. Chi l'ha tanto io faccio uscire, non è che chi sti cazzo capisce. Hai tanto per regnare uno spazio così. Infatti e anche io prima parlavo italiano, anche il mio manager ha detto tutto. Infatti sai, vicino a me, tu hai detto una schifezza italiana. Cioè io un'altra cosa che volessi capire, no? Lui c'ha fatto l'amo a parlare inglese, cioè andiamo a scuola dall'asilo. Non si dice più, vuoi la merendina? Do you want a snack? Vicino a creatura, tu fai, snack, amarena. E infatti lui c'ha fatto l'amo a parlare inglese, no? Però poi vieni in Inghilterra, mica sa far della parola italiana, che dicono vuoi panino, no? Non se ne fottono proprio. Loro parla un po' come parla io e non mi impegna bravo, molto. Bravo, nemmeno una volta a Francia, magari non stiva a cannangando in Francia, un po' d'acqua. Un po' d'acqua, acqua, i dannone, d'acqua. Un po' che le francese. No, non per le francese. Andiamo dai.
Ambo te, perché poi ci cercavamo a fare del lavoro, sai, che ti sto da scibone. Lui come napoletano arte di arrangiare. Bravo, perché tu in napoletano è stile napoletano, perché per esempio forchetta.